Allora, noi scusate, se facciamo le domande sparse non ci capiamo. La domanda di fondo che tutti quanti vi ponete è il provvedimento è rivedibile o meno, per capirci, il provvedimento è una sperimentazione, e che non è una parola che noi utilizziamo per coprire, dell'altro, cioè noi stiamo tentando di fare, come approvato dal referendum, la prima congestion charge italiana. Abbiamo alcuni... Non c'è congestion in zona C. Allora, fare la sperimentazione secondo... Allora, essendo una sperimentazione, le sperimentazioni possono e devono anzi essere meglio. Devono essere fatte migliorandole, ascoltando le difficoltà, migliorandole. Scusa, io contesto il metodo dell'impostazione dell'assemblea. Vabbè. Tu dovresti ascoltare i cittadini, non venire a spiegarci le cose. Allora, lascia parlare gli altri, perché tu parli sempre tu. Ho iniziato da un minuto e mezzo. Ma leggiamo da un po' la congestion charge, la conosciamo a memoria. Allora, l'obiettivo che ci siamo posti con questo provvedimento e con tutta la strategia sulla mobilità che stiamo ponendo in essere è cercare di ridurre l'uso dell'automobile privata in città, cercando di incrementare l'efficienza e la forza del trasporto pubblico e di dare alla città una rete ciclabile efficiente. Questo ovviamente può essere fatto dal ruolo del comune, può essere fatto dal ruolo... Questo nasce da due obiettivi. Uno, che è quello anche indicato attraverso il quesito referendario che si intitolava il primo quesito, dimezzare il traffico nella città di Milano attraverso una serie di interventi, in cui il primo indicato era la trasformazione del vecchio Ecopass in un pedaggio rivolto a tutte le automobili. E la poi... Questo è il testo del quesito. Poi andiamo a parlare. Era l'Ecopass. Questo è il testo del quesito referendario. Poi andiamo a lavorare. Questo passa ovviamente da... Con due macchine sequestrate.